Che aria tira o che aria si respira, caro Beppe, ad Arezzo? Chissà. Qui in via Fiorentina non lo sapremo mai, o non lo sapremo più, perché c'è ormai questa stazione. Ma anche quando funzionava non la sapevamo uguale. Perché non lo diffondevano? Perché siamo troppo fuori dei limiti, te lo dico io. E quindi dici che... Con il traffico che c'è qui, con il semaforo che blocca il traffico, con le code che si creano, facendo giorni che l'aria è irrespirabile. Comunque qui c'è la stazione abbandonata, stazione monitorata, abbandonata, chiusa. Sono stati molto... come si dice, hanno prevenuto, è la prima, no, non tagliamo niente, è sbagliato, capita, che vuoi tagliare, dimmi, sono stati molto previdenti, perché ci sono i quattro ganci sopra, vedi, basta agganciarla con una gru, portarsela via, che tanto non serve assolutamente a niente, già lo sapevano che se la portava. Tanto questa da noi e basta, scusa. A questo punto qui non c'è più. Sai da mettere delle bottigliette, dei bastoncini? Sì, le puoi mettere. Un ripostiglio, sì. Comunque questa se la potrebbero portare tranquillamente via. Perché qui serve. Anzi, da noi hanno proprio in questo giardinetto, l'unico giardinetto che c'è qui in via Fiorentina, e quindi se la potrebbero a staccare. Poi per di più c'è anche. Qui c'è un attacco dell'Enel questo, eh? Sì. A che serve? È soltanto un obbrobio. Che da noi e basta, quindi che è un posto anche dove ci si può nascondere la sera di dietro, quindi visto che non serve a niente ora, si visto può che nascondere, è poco, a nascondino ci si è servito poco, prima agganciamocela e portiamocela via e via. Ma di chi è? Mica del comune? Ma si potrebbe fare come la navicella cinese, cioè si tira poi dove cade cade, no? Questa è pesa, Questa è pesa, Questa ti fa male. Se ti cade sul tetto, i cinesi possono fare tutto, Sì. Non si può fare niente. Comunque, detto ciò, quando era accesa, però i valori qui erano belli alti, dei PM10. Non ce li comunicavano. Dai, loro li pubblicavano. Poco. Molto poco. Te lo dico io, era un comune. Ah, sì? Allora, e come facevano, scusa? Molto poco. Come facevano? Molte volte non funzionava. Ah, ecco, non pervenuto. Invece, pubblicano, hanno lasciato altre centraline, ad esempio quella della stazione. Insomma, a leggere qui i dati, non ci sono stati, a quanto pare, superamenti, ad esempio nei PM10, tra il 4 marzo, diciamo a marzo. C'è stato solo un giorno che il valore è stato un po' più alto, attorno al 10 marzo. Stessa cosa anche per la cosiddetta NO2, che tu sai cos'è? Io ammetto che non lo so. Ossido di qualcosa. E PM10, ecco, il 10 marzo, chissà cos'è successo. Il 10 marzo c'è stato un picco di 40, valore 43, ricordiamo il livello massimo è 50. Il giorno lavorativo sicuramente. Il 10 marzo, vogliamo vedere che giorno era il 10 marzo, siamo curiosi. Sì. Il 10 marzo era sabato. Strano. Di sabato c'è stato... Non c'è neanche gran traffico. A Repubblica lì, alla stazione, sì, c'è stato questo, questo picco. Alla stazione, no, di sabato. Scusa, pensavo qui, hai ragione. No, qui no, è logico, sì. Un lapsus. Poi andiamo a vedere. Vedete che sei perfetto. Acropoli, vediamo. Ecco, bellina anche la stazione dell'Acropoli. Anche qui, sempre il 10 marzo. Cioè, il 10 marzo, chissà perché. È sabato, strano. Anche la stazione Acropoli c'è stato questo valore un po' più alto. Anche qui 43. Al cimitero c'è la stazione? Al cimitero c'è? Il cimitero no, non c'è. Non c'è. Perché? No, così per dire. Se si superava anche lì, c'era. Comunque, sembra migliorata rispetto a quando avevamo dato un'occhiata l'anno scorso, almeno sì, in questo periodo. Ti ricordi, l'anno scorso c'erano stati dei superamenti. Sì, eh? Sì, sì. No, furono anche delle giornate molto più fredde, che, in cui c'era la cappa e tendeva a restare verso il basso. Per stato con tutta l'acqua che è venuta, anche il 10 marzo, mi sembra strano. Vabbè, questo abbiamo visto un qualche non determinato c'è, qualche giorno ND. Ho capito. Non so se come dici te, però effettivamente. Comunque sia, questo rudere qui della centralina se lo possono anche riprendere. Quattro cavi agganciano. Non è che lo riaprono quando fanno la rotatoria, lo riaprono. Non penso proprio, almeno. Ma poi gli costa, perché l'hanno chiuso? Sicuramente per non dare i valori o perché gli costava troppo? Non vorrei essere malizioso. Forse perché era sempre fuori. Ci vediamo domani. Ciao.